Ciao, sono Danilo. In questo tutorial illustrerò come si può implementare in una web view dentro Xcode l'accesso ad un sito protetto da password. Cioè come possiamo implementare in una nostra applicazione l'accesso ad un sito che ha un comportamento di questo tipo in Safari. Quindi quando da Safari cerchiamo di collegarci ci vengono richieste le credenziali. Vediamo come si può fare dentro un'applicazione iPhone ad accedere a siti di questo tipo. Ovviamente mi concentrerò solo sulla gestione di questo evento e non curerò altri aspetti particolari delle applicazioni. Iniziamo subito con il fare un nuovo progetto. Faremo un progetto di tipo view based. Gli diamo un nome che preferiamo, io lo chiamo Test Web View. Lo faccio un'applicazione per iPhone. Bene, questo è un template classico di una web view based application. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è creare una web view. Quindi prendiamo il nostro template in Interface Builder e ci mettiamo dentro una web view. Mettiamo la web view dentro la view predisposta dal template. A questo punto andiamo sul view controller e diciamo che il nostro view controller è anche gestore degli eventi della web view, quindi è un UI web view delegate. E quindi gli diciamo anche che c'è un outlet di tipo UI web view che chiamiamo My Web View, che sarà l'outlet con il quale referenziamo la nostra web view. Torniamo su Interface Builder, quindi andiamo sul Files Owner, che è l'oggetto associato alla classe del nostro controller, e leghiamo l'outlet alla view e leghiamo anche alla UI Web View il file owner come delegato. Bene, a questo punto possiamo subito fare una prova. Quindi decommentiamo il view di deload, uso questo metodo come metodo di dove far partire la richiesta. Ovviamente poi la richiesta sarà fatta con altri bottoni in azioni legate ad altri bottoni dell'applicazione. Noi usiamo per semplicità questo metodo. Quindi qui diciamo My Web View load request ns url request ridurlo ns url string. Ora proviamo prima accesso ad un sito aperto. Ad esempio il sito dell'Apple. Ok. Vediamo cosa succede. Quindi compiliamo ed eseguiamo questa prima prova. Ovviamente qui non stiamo gestendo nessuna autenticazione, è semplicemente per provare se la nostra applicazione si costruisce un passo dopo l'altro. Parte nel simulatore, parte l'applicazione e c'è la pagina dell'Apple. Benissimo, molto semplice. Ora vediamo cosa accade se la facciamo puntare ad un sito protetto. Ne ho creato uno per fare questa prova. E proviamo a rieseguire. Vediamo ora cosa accade. E la pagina resta bianca perché il sito non risponde in quanto richiede autenticazione. Benissimo, cominciamo a gestire questo evento.
Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, qual è la situazione? Analizzare la situazione nella quale ci troviamo. Che situazione abbiamo? Da un lato abbiamo una web view in grado di accedere ad un sito, ma non è in grado di gestire delle autenticazioni. In Cocoa la gestione dell'autenticazione è fatta solamente attraverso passando attraverso un oggetto di tipo NSWL Connection, che poi utilizza un oggetto Authentication Challenge, NSWL Authentication Challenge per la vera e propria gestione dell'autenticazione. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è come fare e come far sì che questa richiesta passi, sia effettuata solo dopo aver stabilito una connessione. Per fare questo utilizziamo un metodo di WebView Delegate, che è il metodo che viene chiamato prima che la WebView carichi una pagina. Il metodo è un metodo che restituisce un booleano che si chiama WebView should start load. Perfetto, questo è il metodo. Questo metodo viene chiamato prima che venga effettuato il caricamento, quindi viene effettuato dopo la load request, prima che venga effettuato il caricamento viene chiamato questo metodo. E questo metodo restituisce sì se la pagina deve caricare l'URL, oppure restituisce no se non lo deve caricare. Beh, vediamo se effettivamente è così. Quindi mettiamoci ad esempio un nslog. Ci facciamo scrivere loading. E ci facciamo scrivere che pagina, che URL stiamo caricando. Quindi request, che viene passato come NSW request come parametro del metodo. URL, prendiamo la componente URL del request e poi ci facciamo dare l'absolute URL. Quindi ci facciamo restituire l'indirizzo sul quale che stiamo cercando di caricare. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Ok, mi restituisce, c'è un warning perché un booleano deve restituire qualcosa, quindi diciamo che restituisce no, che vuol dire che in questo momento non deve caricare la pagina, ok? Quindi che cosa stiamo facendo? Fa la load request, viene invocato questo metodo, questo è quello che ci aspettiamo, e fa un nslog. Vediamo se è così. Parte l'applicazione nel simulatore e nel log compare loading e l'indirizzo. Benissimo, quindi siamo sulla strada giusta. Ora